Quindi iniziamo con un saluto intanto a tutti quanti. Stavo dando un'occhiata all'elenco delle scuole interessate. Vedo che sono scuole un po' di tutta la provincia, sono 8 complessivamente. Quindi benvenuti e scusate il ritardo di questa iniziativa. Un momento, io credo, bello, usiamo questo termine, bello, perché noi diamo un'opportunità alle scuole di questa regione che hanno un indirizzo sociosanitario e ovviamente a tutti gli studenti che portano avanti questi corsi negli ultimi 2 anni del loro percorso, diamo l'opportunità di arricchire il loro curriculum finale con un ulteriore diploma che gli può consentire, con i tempi che sono ce n'è sempre più bisogno di queste figure, perché anche io mi sono reso conto, sono arrivato a 61 anni, di cominciare a essere vecchio anch'io, allora si comincia a guardare, no, con una maggiore attenzione queste tematiche. Questa è una battuta ovviamente, però è realistica, nel senso che la nostra regione, forse più di altre addirittura, ha questo processo, diciamo così, di invecchiamento della popolazione, di sempre maggiori esigenze per quel che riguarda le cure delle persone, tra virgolette, più anziane, ed sempre la maggiore esigenza di persone addette e predisposte e preparate a seguire queste situazioni, che poi non è detto che debbano riguardare solo gli anziani, possono riguardare tante situazioni, diciamo, di bisogno nei nostri territori. Comunque sia, per capirci, detto brutalmente, di OSS sicuramente ce n'è sempre un maggior bisogno ed esigenza. I vostri istituti sono già avvocati a questi percorsi, però non prevedono, diciamo, se ho ben capito, il diploma di riconoscimento di questa specificità alla fine del quinquennio, ma bensì poi avrebbero bisogno di ulteriori approfondimenti per avere ulteriori, diciamo così, diplomi e riconoscimenti. Questo invece, questi corsi che noi portiamo avanti per queste 2 annualità, che sono, mi pare, 24 corsi complessivi, quindi per quasi 500 ragazzi, 480 mi pare ne riguardano, se tutti vorranno aderire come speriamo, quindi una spesa anche consistente di 739-740.000 euro da parte della Regione Marche, è un modo appunto per incentivare questi percorsi e dare un'opportunità in più a questi ragazzi. Io lo reputo molto importante, tant'è che questa cosa, noi facciamo continuamente dei corsi come Regione Marche. Questa conferenza stampa, questo incontro e trattamento con le scuole, l'abbiamo pensato proprio perché riteniamo molto significativo questo momento, proprio per l'importanza che diamo a questo tipo di istruzione, di formazione e di riconoscimento poi di attestati. Quindi ecco, io mi fermo dicendo che sono curioso anche di sentire magari dai miei tecnici qualche particolare in più, e quindi adesso lascerò la parola al dirigente Rocchi e poi proseguiamo anche con altri funzionari che seguono direttamente questi corsi. E io mi metto un attimo in ascolto, come del resto state facendo voi, dicendo che sono comunque molto soddisfatto di questo percorso, sperando che poi aderiate tutti con attenzione, con motivazione, con numeri sufficienti a coprire tutte le possibilità e le potenzialità che stiamo mettendo in campo. Sono molto fiducioso comunque in questo, secondo me, e la vostra presenza qui credo che lo stia testimoniando. Quindi prego, Massimo Rocchi, prosegui tecnicamente su questo percorso. Sì, grazie Assessore, grazie a voi per la partecipazione. So che gli istituti professionali della Regione Marche, che hanno l'indirizzo sociosanitario, mettono molta attenzione, ci tengono molto a queste attività formative. Quindi ecco, con l'assessore abbiamo pensato di qualificare questo momento, di portarlo all'attenzione dei cittadini della Regione Marche, perché è un importante intervento formativo e merita quindi l'attenzione dell'istituzione. Quest'anno abbiamo previsto uno stanziamento e una programmazione su 2 anni, questo per garantire sia alle scuole ma anche ai ragazzi una continuità su questo percorso formativo, quindi garantire la possibilità di acquisire una qualifica professionale di operatore sociosanitario al termine del percorso di istruzione professionale. Questa possibilità ci è concessa dalle nuove risorse del Fondo Sociale Europeo, sapete che è appena entrata nell'operatività la nuova programmazione 2021-2027 del Fondo Sociale Europeo, che è appunto il fondo strutturale che consente di fare questa tipologia di interventi sia di politiche attive che
di formazione, e quindi abbiamo proprio destinato nell'ambito della programmazione uno stanziamento anche piuttosto importante nell'arco di 7 anni. E in questa prima fase abbiamo impostato 24 corsi nelle annualità 22-23, quindi l'annualità che si sta svolgendo e quella successiva 23-24, proprio con l'intento quindi di fare una programmazione di più lungo respiro. Come avete visto, confermiamo la possibilità anche dei corsi rivolti agli adulti e corsi serali, e soprattutto la possibilità di dare un'offerta formativa ampia su tutto il territorio regionale. Come diceva l'assessore, l'operatore sociosanitario, anche dal nostro settore sanità, stanno arrivando sempre più richieste, le strutture sociosanitarie sono molto interessate a questa figura, e quindi questa collaborazione tra la Regione Marche e gli istituti professionali con indirizzo sociosanitario della Regione penso che sia molto importante, e quindi è bene, ecco, dare continuità a questa operazione, che consentirà a quasi 500 studenti di poter acquisire la qualifica professionale. A seguito dell'approvazione della delibera abbiamo emanato il bando scadrà venerdì di questa settimana, 21 aprile, quindi ecco, tutte le scuole sono chiamate, ecco, a presentare i progetti formativi per i due bienni, in modo tale che avremo già le graduatorie pronte per le due annualità, e quindi si potrà anche in tempi più veloci dare seguito all'avvio dei percorsi. Come sapete e come vi dicevo prima, il Fondo Sociale Europeo è operativo da poco, però non abbiamo voluto lasciare indietro i corsi che sono partiti nel 2022, quindi avremo modo di andare a coprire le spese che gli istituti professionali hanno nel frattempo, che stanno nel frattempo sostenendo per queste attività. Chi può conseguire la qualifica professionale? Chi si diploma nell'indirizzo di istruzione professionale con l'indirizzo sociosanitario, e la qualifica avviene dopo aver conseguito il diploma. Con questo meccanismo riusciamo a combinare sia la parte dell'istruzione, quindi che è prettamente di competenza del Ministero dell'Istruzione, con la parte della formazione professionale, dove appunto la competenza è in capo alle regioni, quindi nel caso di specie alla Regione Marche. Questa attenzione particolare a questo meccanismo, a questa modalità che abbiamo adottato qui nella Regione Marche, ci è un po' riconosciuta a livello nazionale, perché altre regioni si stanno interessando a questo meccanismo per andare a replicare questa operazione anche su altre regioni, vista appunto l'esigenza della figura professionale. Sì. Noi siamo i primi su questo. Siamo stati i primi, siamo stati i primi. Giancarlo, non so se vuoi aggiungere qualcosa, Giancarlo Fallaci. No, volevo soltanto, tanto buongiorno a tutti, no, per rimarcare ancora di più, insomma, quanto la Regione Marche e questa struttura, il Dipartimento, poi l'assessorato presieduto dall'assessore Aguzzi, quanto creda in questo tipo di intervento. Allora, intanto il fatto di promuoverlo già da molti anni è un'indicazione, ma quest'anno, come diceva il dirigente, c'è la nuova programmazione 21-27 dell'FSE Plus, e siamo stati come settore formazione professionale i primi ad andare in giunta con l'offerta formativa, che è stata chiaramente approvata dalla giunta, con un intervento finanziato dall'FSE Plus. Quindi siamo forse in ritardo, ecco, rispetto all'inizio dell'anno scolastico 22-23, ma siamo stati i primi nel momento in cui abbiamo avuto dai colleghi dell'autorità di gestione la disponibilità di finanziare un intervento con l'FSE. Quindi abbiamo corso e adesso cerchiamo velocissimamente di approvare i progetti e di poter permettere già alle scuole di recuperare, ecco, parzialmente l'anno 22-23 nei prossimi mesi. Quindi questo è stato importante per noi. Sì. Prendo spunto e poi termino, ma prendo spunto da quest'ultima cosa, perché quando si dice siamo in leggero ritardo, il punto è questo, che noi non potevamo mettere in campo bandi se non avevamo prima l'autorizzazione, diciamo così, dell'Europa ad utilizzare i fondi. Quindi appena abbiamo avuto l'autorizzazione ad utilizzare i fondi, c'è stato un richiamo, tra virgolette, a tutti gli assessori del nostro stesso presidente Acquaroli, che in giunta ci ha detto:
adesso abbiamo la possibilità, cerchiamo di non andare troppo in là coi tempi. Ecco, a me fa piacere, senza nulla togliere ovviamente a tutti gli altri settori, però fa piacere poter dire che questo è stato il primo bando che abbiamo, diciamo così, approvato e messo in campo come amministrazione regionale di tutti i settori. Poi nel settore che mi riguarda, formazione e lavoro, abbiamo portato avanti quanti altri? Altri 4-5 devo fare iniziative in queste ultime settimane, quindi io ogni volta che vado in giunta ho modo di dire al mio presidente, al nostro presidente, in modo anche scherzoso, dico: Francesco, anche oggi, come tu ci hai chiesto, ti porto un qualcosa che metti in campo i finanziamenti europei, perché ci ha chiesto appunto di non perdere tempo e non lo stiamo perdendo. La riprova è proprio questa, che stiamo mettendo in condizioni anche le scuole, seppur con un leggero ritardo, ma non potevamo farlo prima, di essere in grado entro questa annualità di poter mettere in campo delle iniziative. Ecco, quindi, come dire, il nostro settore si sta muovendo, il settore formazione e lavoro della Regione Marche si sta muovendo molto celermente sotto diversi punti di vista, compreso questo, e questo ovviamente mi dà soddisfazione, non nota di merito, ma soddisfazione, perché sarebbe stato deleterio avere a disposizione dei fondi, a volte anche copiosi, tutto sommato, di questi periodi. Per quel che riguarda la formazione sta arrivando qualche soldo, sia dall'Europa che dal PNRR. Deleterio sarebbe non metterli in campo, e ancora più deleterio sarebbe metterli in campo male, per fare cose che magari non servono. Ecco, noi allora stiamo facendo il percorso di dire: assolutamente stiamo nella tempistica per rendere fattibili questi corsi. Seconda cosa, ma è insieme alla prima, facciamo dei corsi utili, ed è per questo. Allora, su quello di oggi non ho dubbi, e l'ho detto prima in premessa, ma anche per quel che riguarda altri settori, delle altre tipologie di lavoro, eccetera, noi abbiamo messo in campo una fase molto celere di ascolto in tutte le nostre province, incontrando le imprese, le associazioni di categoria, sindacati, per capire effettivamente quali sono le figure che servono al mondo del lavoro, all'impresa in particolare, perché sarebbe stupido, diciamo così, avere soldi a disposizione. Stupido sarebbe non spenderli, ancora stupido sarebbe anche spenderli male, come dire: servono i falegnami, noi facciamo i tornitori, dico una stupidaggine ovviamente, cioè, dobbiamo intervenire formando le figure che servono oggi al mercato del lavoro, che servono oggi. Sono tipologie spesso anche molto in evoluzione, perché oggi il mondo del lavoro cambia molto, molto, molto repentinamente. E anche chi già opera ha bisogno di un innalzamento, chi ancora è in cerca di lavoro ha bisogno di essere orientato nel modo giusto. Quindi, ecco, abbiamo fatto questo grosso lavoro in questi ultimi 2 mesi, e ne stiamo raccogliendo i frutti. Questo è uno dei frutti. Ecco, a questo punto lancio la palla dall'altra parte del campo, portateci le vostre proposte, fatele pervenire, perché comunque è la copertura, ovviamente, la chiusura del cerchio. Poi la chiusura del cerchio vero ci sarà nel momento del diploma, ma su questo io non ho molti dubbi, perché se ci saranno molte persone che aderiranno, tutte le scuole che aderiranno, alla fine ci saranno anche i risultati delle persone da poter premiare alla fine del percorso. Chiaramente questo è un auspicio, ma ne sono certo di questa cosa. Volevo ricordare quali sono le scuole che stanno intervenendo su questa importante attività formativa. Sono 8, le citerei così, leggendole dall'elenco: l'Istituto di Istruzione Superiore Leopardi di San Benedetto del Tronto, l'Istituto di Istruzione Superiore Carlo Urbani di Porto Sant'Elpidio, l'Ipsia Corridoni di Corridonia Macerata, l'Istituto di Istruzione Superiore Bonifazi di Civitanova Marche, l'Istituto di Istruzione Superiore Podesti Calzecchi Onesti di Ancona, l'Istituto di Istruzione Superiore Bettino Padovano di Senigallia, l'Istituto Omnicomprensivo del Montefeltro di Sasso Corvaro Uditore di Pesaro Urbino e l'Istituto di Istruzione Superiore Donati di Fossombrone di Pesaro Urbino. Quindi anche molto ben disseminati sul territorio. Oserei dire, se non aveste fatto la divisione della provincia di Ascoli e Fermo, 2 per provincia, in questo caso non sono 2 per provincia, sono 2 sul Pesarese, se vado un po' a memoria, 2 sull'Anconetano, 2 sul Maceratese, 1 nel Fermano, 1 nell'Ascolano. Mi pare che sia un po' così, le seguivo mentre leggevi. Bene, prego. No, è capillare, no, si copre tutto il territorio. Poi vedo anche, per esempio, penso alla mia provincia, che è quella di Pesaro Urbino, 2 istituti che sono anche nell'entroterra, quindi questo è interessante, non sono i soliti istituti tutti sulla costa, dove magari è anche difficilmente raggiungerli. Parliamo di Auditorio Sasso Corvaro, che è proprio nel Montefeltro, Alto Montefeltro, e di Fossombrone, che è a metà vallata, oltretutto della mia vallata, e San Tifano. Deduco che sia così anche negli altri territori, mi fa piacere, mi pare che siano ben distribuiti sui territori. Prego. Sì, no, appunto, c'è anche questa cosa, infatti. Mentre
quello che tanto riguarda il nostro istituto, ma affida anche gli studenti dell'estate. Sì, sì, esatto, sì, è un altro particolare che avevo tralasciato, ma credo che sia importante anche questo. Non so, signori, noi la nostra esposizione l'abbiamo fatta, se magari c'è qualche domanda, anche qualche suggerimento, intervento o curiosità da dirci, disponibile. Non ce ne sono. O siamo bravi un bel po', o siamo soddisfatti, dai, mi fa piacere. Non so, prego, sì, prego, certo. Grazie mille, grazie di questa opportunità. Io sono la professoressa Rita Iannacci e insegno psicologia e sono coordinatore del corso OSS dal 2009, quindi ho tanta esperienza e quindi veramente una gratitudine per questa opportunità che date ai nostri studenti. Quest'anno sì, siamo andati a rilento, abbiamo atteso veramente tanto questo bando, il progetto l'abbiamo fatto e quindi lo presenteremo. Volevo sapere, per i tempi di attuazione, quali saranno, ecco, i tempi per l'approvazione, in modo che noi possiamo avviare un minimo di lezioni teoriche per poter poi affrontare lo stage a fine anno scolastico, se mi potete rispondere. Grazie. Sì. Proprio per facilitare l'avvio dei corsi, perché parliamo dell'anno scolastico 22-23, abbiamo previsto sia nella delibera di giunta che nell'avviso che le spese possono essere riconosciute dall'avvio delle attività formative e quindi non dall'approvazione della graduatoria. Quindi nel caso in cui una scuola intenda già avviare delle attività ecopropedeutiche, magari a quelle di stage o più laboratoriali, però di orientamento della classe, può farlo già, nel senso che comunque parliamo di offerte formative che vengono, diciamo, fatte a seguito di una ricognizione che facciamo con le scuole che hanno quell'indirizzo, che sappiamo che tipo e che quantità di corsi intendono fare per l'annualità successiva, quindi diciamo non sono bandi competitivi, ma quindi potete partire, ecco. Sì, questo passaggio è importante del riconoscimento dei costi, perché noi abbiamo dovuto, va bene, entro un po' nel tecnicismo, ma concordare e condividere con l'autorità di gestione che gestisce il Fondo Sociale Europeo, che fa la iniziale programmazione dei documenti di questo fondo strutturale, questa fase di concertazione proprio per andare in maniera retroattiva a riconoscere i costi che le scuole hanno sostenuto nel caso in cui appunto i corsi fossero stati già avviati, come in alcune vostre circostanze, proprio ecco per cercare di non lasciare indietro nessuna attività formativa e andare a riconoscere tutte le attività. Riprendo solo una frase che è stata appena detta, ma è stata detta ovviamente in maniera del tutto costruttiva e l'avevamo già premesso noi, no? Quest'anno, come dire, abbiamo atteso un po' col tema d'animo perché siamo andati un po' lunghi. Cioè, noi siamo, l'abbiamo già detto prima, non c'è bisogno di riprenderlo, però ci tengo perché non vorrei su questo che si crei magari qualche dubbio, qualcosa di questo genere. Noi siamo all'inizio del nuovo settennato di programmazione europea, quindi noi sappiamo da qui a 7 anni i fondi che avremo e quindi ogni anno potremmo operare. Quando termina un settennato e arrivano i fondi del secondo, tendenzialmente c'è sempre uno stacco e a volte proprio ci rimane un buco in un'annualità, spesso. Ecco, quest'anno questo buco, diciamo, non avviene perché? Perché sono stati molto celeri che appena sono stati riconosciuti i fondi siamo stati capaci di metterli in campo. Se poco poco avessero tardato forse qualche altra settimana, magari non riuscivamo proprio a metterli in campo come prima annualità. Ecco, diciamo che noi abbiamo fatto nell'immediatezza quanto ci era consentito fare dopo l'approvazione di questi fondi, cioè non è che il ritardo c'è stato, che ne so, perché ci siamo scordati o perché non ci interessa la cosa. Noi anzi siamo stati molto celeri nel preparare il tutto quando ancora non erano stati approvati i fondi. Nel momento che le schede MAPO sono state approvate in consiglio, noi il giorno dopo abbiamo messo in campo subito la delibera di giunta. Questo, ripeto, è stato il primo corso. Non ci tengo a dirlo perché altrimenti sembra come se non l'avessimo curata questa situazione. Invece l'abbiamo curata molto proprio per consentire a tutti di poter partecipare, anche se con un po' di fiatone, come si dice complessivamente. Posso?
Prego. Io sono Sibilla Galonzi, funzionaria responsabile della gestione di alcuni corsi OSS. E vi ringrazio a tutti, sono molto contenta di stare qui in presenza dopo tanto tempo finalmente. Io sono un po' all'antica, e il fatto di vederci negli occhi, di incontrarci, e per me è molto importante, anche perché alcuni coordinatori, no, non li conoscevo neppure, e oggi ho avuto modo di conoscere la dottoressa Loredana Catalini, lei è del Corridoni, Istituto Corridonia, e con cui lavoro molto bene, come con tutti gli altri. Io ho il Padovano, il Sasso Corvaro di Tore, quindi, e poi il Bonifazi di Civitanova. E siccome Giancarlo, che ci guida un po', aveva anche piacere di sentire qualche esperienza, no? Di qualche allievo che avesse frequentato il corso di OSS, e quindi li abbiamo invitati, e l'Istituto di Corridonia infatti ha portato qui due ragazze che si sono già qualificate, mi pare, non, no? Sì. E quindi magari possiamo far raccontare a loro anche qualche esperienza di quello che è stato un po' il percorso formativo e di quanto per loro è importante, no? Perché sappiamo che comunque l'operatore sociosanitario nel corso normale ha bisogno di 1.010 ore. E i ragazzi invece con l'integrazione di 450 ore riescono ad avere questa qualifica. Ovviamente sono ancora molto giovani, alcuni non si rendono neppure conto, spesso alcuni quando si impattano poi con la realtà che è quella del mondo del lavoro, perché qui c'è l'alternanza scuola-lavoro, alcuni all'inizio hanno delle problematiche, perché in effetti anche l'operatore sociosanitario è una bellissima figura, però non è neppure molto semplice, no? Nel senso che occorre anche un pochino di sacrificio, essendo ragazze molto giovani, quindi a volte all'inizio possono avere dei problemi. Però il fatto che abbiamo qui due rappresentanze che comunque hanno terminato il percorso anche diciamo con interesse, con volontà, allora magari vi facciamo, sarei contenta, come penso tutti quanti noi, che ci possano un attimo raccontare la loro storia. Ecco. Molto volentieri, okay. Mi fa molto piacere. Vedendole così giovani, pensavo che fossero all'inizio del percorso, non al termine del percorso. Bene, bene, bravo. Prendete pure la parola, raccontateci quello che avete fatto e ecco, chiudiamo con voi la conferenza stampa, anche perché poi dopo sono i giornalisti che devono procedere con le interviste e dobbiamo chiudere, ecco, l'iniziativa. Diciamo che appunto inizialmente io personalmente mi sono sentita molto perplessa, molto agitata, perché non sentivo di essere pronta ad affrontare questa grande sofferenza che comunque ti trovi nei pazienti. Però non ho mai mollato, ho continuato ad andare avanti e non me ne pento, lo rifarei altre mille volte, perché comunque mi ha reso una persona migliore, mi ha fatto capire molte cose, che comunque ti apre un diverso punto di vista, e a fine di ogni turno mi sentivo una persona realizzata, comunque di aver fatto del bene, anche strappare un semplice sorriso, cioè per loro è tanto, e quindi consiglio di farlo. Brava, grazie. Buongiorno a tutti, innanzitutto. Io personalmente, sì, inizialmente, data la giovane età, diciamo, non ti senti forse all'altezza di quello che stai per affrontare. Forse neanche quando inizi le lezioni teoriche, diciamo, non sei nemmeno a conoscenza di tutto quello che poi ti troverai davanti. E con il tirocinio sicuramente, diciamo, vai a mettere in atto tutto quello che è lo studio, tutto ciò che è le conoscenze, vai ad ampliare un percorso di studio che già, diciamo, la scuola offre, dato l'indirizzo appunto sociosanitario, e ovviamente, cioè, secondo me la forte crescita è anche secondo il punto di vista personale, diciamo che ti senti utile per la società, e il bello è questo, aiutare gli altri, vedere le persone che stanno attraversando un momento di difficoltà e sapere che la tua presenza può fare la differenza, e
strappare un sorriso a qualcuno che, soprattutto in questo momento di pandemia, ma non aveva nessuno vicino, e questo è, diciamo, quello che porta, diciamo, più felicità e contentezza in questo percorso, secondo me. Brava. Grazie, brava. Brava, complimenti. E il fatto che hai detto che avevi il dubbio di non essere all'altezza, si nomina di grande umiltà, che ti aiuterà moltissimo, perché sarai, come ognuno di noi, all'altezza di fare le cose che intendi fare. Il fatto di non avere la presunzione di darlo per scontato ti aiuterà molto nella vita, in ogni cosa. Prego, è un giovane alunno anche lei? Sì, bene. Grazie per l'opportunità. Io vorrei portare invece il punto di vista del gestore di questa risorsa. Mi chiamo Renato Rocchi, volendo la fine nuova, sono il direttore di partito di professione sanitaria. Colui che gestirà con la risorsa, io ne ho formata nei percorsi di inserimento in gestione comunitaria. Ha un'iniziativa, assessore, perché lo dico da tecnico, perché intanto questa iniziativa mette ordine nel vario comune della formazione dei boss, perché questo non ce lo possiamo nascondere, è un mondo, diciamo, molto diverso, molto eterogeneo. Perché si rivolge a giovani boss? Io voglio ricordare in questa circostanza che la media di boss le nostre strutture siamo vicino a 50 anni, parlo l'età media, e l'età media dei nuovi inserimenti è 48 anni, quindi ci rivolgiamo a un target di lavoratori molto, molto inabilitanti. E soprattutto rilevo un'altra capacità, che è la forma culturale molto aperta. E voglio ricordare che gli OSS si inseriscono in un mondo, diciamo, di uno elevato culturalmente, di grande spessore tecnologico, che è la questione della linea soprattutto, e che si confronta quotidianamente con tutto il personale laureato, medici, infermieri, tecnici, personale di professione sanitaria. E quindi avere giovani boss con una preparazione culturale di base più elevata e con una motivazione probabilmente più avanzata, che non è quella di rientrare nel mondo del lavoro, magari con persone perse in un modo di contare, ma che partecipano attivamente a questo progetto di vita, no? Quindi ritengo che sia molto importante per la sanità e il sociale, visto che operano anche delle persone. Quindi io ritengo l'iniziativa, dal mio punto di vista, ovviamente, questo punto di vista molto importante. Sicuramente da replicare nel tempo, perché abbiamo anche, ho capito, 7 anni di progetto, no? Quindi molto interessante, e ringrazio l'assessore e il suo collaboratore per il suo Ci siamo, sì, chiudiamo qui, grazie a tutti per la partecipazione.